e con questo gli armeni a seguire delle rotte precise, a salire e a scendere in maniera molto puntuale. Sei forte, un po' più forte, e inizi a lavorare a è troppo piccolo per me. L'aeroplano è vogel per me. Ok. Bene. Tani, io mi dovevo fare un giro all'aeroporto di Fiumicino. Aspetta. Non è un giorno, non so come sta facendo, emozionante. Si Germon, Sarce, Victu. E spero che ti calori a provare il successo. Vedi questo? Antonio, ma si atterra così con un motore dentro? Le luci, metà bianche e metà rosse, come sono adesso? Sì. Ok? Così. Vedi, due bianche e due rosse, le luci laterali? È perfetto, vuol dire che siamo precisamente sul glide. Tanim in simulator, se posso come capitani, pare se non scuna aeroplano è vertet, che deve andare un giro alla tu. E le tashi duke bërë provat e para, shpesoj që gjithçka do të jetë në rregull dhe të kalojmë me sukses. Io adesso siamo un po' bassi. Domethënë është një ndjenjë shumë e mirë, është sikur se të fluturosh. Jam duke mësuar me këto leksione që jam duke i bërë me kapitenin. Dhe pastaj do shkojmë edhe të bëjmë edhe një gjiro me avion. Dhe shpesoj që gjithçka të shkojnë në rregull. Jam pak se edhe i emocionuar gjithmonë kur vjen, kur është në pyetje fluturimi. E kam dëshirë dhe pasion të madh. Sì, aiutaci. Sì. Tacciamo una fase finale, para aterrimi. Dovete iemi mia precis, con brusche. Allora, andiamo. Non al reverso, ovviamente. Sto andando. Freno, va con le punte, no? Sì. Tutti e due? Sì, tutti e due. Është njësoj, është njësoj si kur jene në një aeroplan, vërtej. Jam gjërësitur pak sa. Allora, sei pronto? Sì, ci siamo. Ce lo facciamo questo voletto? Va bene, La prima cosa che si fa quando andiamo in volo è controllare all'esterno dell'aeroporto. Ma pensa che... E poi questa qua di caspita! Adesso aspettiamo un pochettino. Ah, erdhëm tani. Kjo është avioni i vërtet. Avioni e pasioni im. Kur vi këtu, knaqem. Vijem në një bot tjetër. Më bën dukem si shqiponj. E tani do i bën ca prova teknike, para se të hypim dhe pasaj vazhdojmë. Si entra nell'aeroplano,
Ecco qua, attento le ultime parole con uno. Allora, fa un po' di gioco ed è normale. Quando invece sono up non fanno gioco. Se vieni da quest'altro lato, questo è il tirante e deve fare un po' di gioco. Questo qui vedi una linea di fede che ti dice se il copertone si è spostato rispetto al cerchione e quindi deve essere sempre allineato. Sono tre bulloni, devono stare bene. I freni non ci devono stare delle leaks, le perdite bene, se non la vedi significa che sono consumate ed è meglio andare dai meccanici e farsela cambiare. Non si vuole, si va dal meccanico. Okay. Poi ci guardiamo tutti i rivetti che siano, che serve insieme alla presa statica, serve a dare delle indicazioni sulla velocità, la airspeed. Quindi dobbiamo vedere che non sia ostruito, perché a volte gli insetti possono starci dentro, oppure quando fa molto freddo potrebbero qua, fai così e non ci deve stare gioco. Se fa clac 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 c'è un problema. E la cosa che devi vedere le coppie, cioè gli stop di ogni. Giordo, madonna, c'è questo mio. E poi, occhio, guarda sotto, guarda che succede, tra poco fa di lì. Due controlloi, ma le carburanti. Fantastico.